Ieri sera al Teatro Alighieri di Ravenna si è svolta la 46esima edizione del Premio Guidarello per il giornalismo d'autore. La serata, promossa da Confindustria in Romagna, è stata condotta da Bruno Vespa e presentata da Margherita Ghinassi. Come ogni anno, sono state numerose le firme del giornalismo nazionale, premiate durante la serata. Il Guidarello ad honorem è andato ad Andrea Riccardi, storico e accademico, noto per il suo impegno a favore dell'integrazione in Europa, mentre per il giornalismo d'autore, sezione televisione, è stato premiato Alberto Angela. Il giornalismo è vivissimo, ci sono veramente dei grandi nomi, anche quest'anno, e quindi questi nomi ci consentiremo poi di spaziare dagli inviati di guerra ai grandi giornalisti economici, ai cronisti, ai giornalisti scientifici, insomma, sono belle cose. Quanto sono importanti cooperazione internazionale e integrazione nell'Italia e nell'Europa, del presente e del futuro? Io credo che la parola integrazione è chiave, perché noi non dobbiamo pensare che il problema degli emigrati si risolva alla frontiera. Il problema degli emigrati si risolve in un processo di integrazione delle nostre società, e le nostre società ne hanno bisogno. Si risolve poi con la cooperazione del sud del mondo, perché i giovani possono avere un futuro nel loro paese. Diciamo, al sud c'è bisogno di sviluppo e trovare spazio ai giovani. Io sono convinto di questo, e il recente vertice di Abidjan, a cui ha partecipato il presidente Gentiloni, lo dimostra. Cosa rappresenta per lei ricevere a Ravenna il Guidarello, a pochi mesi dalla sua visita ai monumenti della città con Super Quark? Una sorpresa, perché non me l'aspettavo, ma anche il coronamento non tanto del mio lavoro, quanto della bellezza di questa città e della sua storia, che in un certo senso rappresenta un po' quello che abbiamo in Italia. Dei capolavori unici al mondo che ti raccontano negli sguardi, nei mosaici oppure in questi resti di un porto con dei commerci incredibili che attraversavano il mondo conosciuto allora. Immaginate classe con marinai che scendevano, che parlavano lingue di ogni tipo. Era veramente un mondo nuovo per l'epoca, molto simile al nostro, cioè era una specie di globalizzazione. Ecco, qui a Ravenna si poteva respirare questo futuro, che poi è arrivato anche 2000 anni dopo. E uno pensa anche alle persone che stavano dentro le basiliche, Santa Apollinare in classe, San Vitale, e stavano lì, parlavano, arrivavano nei propri problemi, pregavano. Cioè, tutta un'umanità che non esiste più fisicamente, ma esiste con la ragione. Si comincia a pensare, li rivedi, e se studi riesci a capire quali fossero i loro problemi, quali fossero le loro gioie. E certamente tutto quello che sembra una pietra fredda diventa di colpo calore, perché si sente proprio il riverbero della storia che addolcisce ogni tratto di questa archeologia. Io credo che sia questo il segreto. Ogni volta che si va in un sito archeologico è importante ricordare l'umanità attorno. Come sta e come sono questi giorni dopo l'aggressione, e cosa rappresenta per lei questo premio? Sto benissimo, insomma, siamo già tornati al lavoro, e per me questo premio intanto è un motivo d'orgoglio, ma insomma è una grande gioia essere tornato a Ravenna, una città che conosco bene e che amo molto. Essere tornati per questo premio così prestigioso, insomma, è commovente per me, che faccio questo mestiere da tanti anni, ma mai avrei sperato di partecipare a un premio a cui hanno partecipato quelli che hanno fatto la storia di questo mestiere.